Rotto il silenzio è durato 3 giorni e si è dichiarato innocente Massimo Giuseppe Bossetti, il 44enne di Mapello, in stato di fermo come presunto colpevole dell'omicidio di Yara Gambirasio, in isolamento nel carcere di Bergamo da lunedì sera, ha deciso questa volta di rispondere a tutte le domande che il pubblico ministero e il giudice delle indagini preliminari gli hanno posto durante l'interrogatorio di convalida del fermo, e lo ha fatto dicendosi totalmente estraneo ai fatti, come ha riportato il suo legale parlando con i giornalisti all'uscita dal carcere. Bossetti, ha spiegato l'avvocato Silvia Gazzetti, ha dichiarato la sua innocenza e non si spiega come mai il suo DNA sia stato trovato sui vestiti della tredicenne. Dimostreremo tutte le nostre ragioni, ha aggiunto il legale, durante il processo. Il muratore di Mapello inoltre avrebbe dichiarato di non aver mai conosciuto Yara. La sera del delitto sostiene di essere rimasto a casa con la famiglia e che il suo cellulare non era raggiungibile perché scarico. Bossetti avrebbe anche aggiunto di aver incontrato il padre di Yara solo una volta in un cantiere, ma di non aver parlato con lui e di averlo riconosciuto perché visto sui giornali. Bossetti avrebbe inoltre appreso solo stamane di essere un figlio illegittimo, dichiarandosi sconvolto dalla notizia. Intanto il garante della privacy ha invitato i media a cessare l'accanimento informativo sul caso Yara, richiamando al massimo rispetto dell'essenzialità della notizia. Neanche l'interesse pubblico, sottolinea l'autorità, legittima l'accanimento su aspetti più intimi della persona, tale da determinare irreparabili danni nella vita familiare e di relazione.